siamo riscaldati, come quando si va nel campo a fare una partita, ci si riscalda e poi si inizia a giocare. Vi volevo leggere questa parola che ci ha dato il Signore quando ci siamo incontrati per pregare, perché può aprire veramente il nostro cuore proprio a giocarci questa partita, perché è una partita importante. Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio. Allora, la battaglia si vince col sangue dell'agnello. Non ci sono altre battaglie, le battaglie si perdono se lo facciamo con le nostre forze. C'è quel famoso canto che dice non per forza, non per potenza, ma col suo santo, solo col sangue dell'agnello. Allora noi questa mattina dobbiamo chiedere allo Spirito di donarci questo sangue che possa invadere le nostre famiglie, le nostre case, le nostre vite, i nostri gruppi. Questo è un incontro diocesano in cui coinvolge proprio tutta la diocesi, tutti i nostri gruppi che vanno salvati, e non si salvano con le nostre forze ma col sangue dell'agnello. C'è stata una profezia che ci hanno invitato a guardare a colui che abbiamo trafitto, a Gesù. Allora questa è la salvezza non viene dalle nostre forze. Allora in questo momento dobbiamo dire al Signore: Signore, veramente io invoco il tuo sangue. Allora ci dobbiamo preparare perché questo sangue venga a salvare tutta la nostra vita, perché ci dia slancio, ci dia vigore nuovo, ci dia una potenza, ci tolga dal nostro cuore tutto ciò che è pessimismo. Sapete il danno che sta distruggendo i nostri gruppi? Sapete qual è? Ci sono due o tre cose: la critica, il pessimismo e lo scoraggiarsi l'uno con l'altro. All'inizio noi ci incoraggiavamo e dicevamo: dai, vieni, adesso non invitiamo nemmeno i fratelli. Allora questa mattina dobbiamo chiedere al sangue dell'agnello, a Gesù, di venirci da togliere dal nostro cuore paura, scoraggiamento, critica, tutti quei sentimenti che hanno distrutto i nostri gruppi, e dire a Gesù: Gesù, solo tu li puoi costruire, solo tu puoi ricominciare da capo, puoi rifare una cosa nuova. Quante volte abbiamo sentito quella parola: farò una cosa nuova, le cose vecchie sono oggi. Signore, oggi ti chiediamo che tutto il vecchio venga distrutto, perché Signore, tu devi fare oggi una cosa nuova. Lo crediamo, sì o no? Sì. Ma lo vogliamo veramente? Sì. Allora questo deve essere la nostra, adesso dobbiamo cominciare a lodare, perché si inizia questa partita e si vince. E si vince, non c'è pareggio e la sconfitta non esiste, perché l'accusatore è stato distrutto, è stato precipitato. Amen. Alleluia. Gloria al Signore.
sentiamo chi zoppo, chi gli gira la testa, chi si sente debole, chi si sente scoraggiato. È normale perché viviamo in una battaglia. Però se oggi dobbiamo sentire una parola dall'inizio, io vi rialzerò, dice Signore. Allora io invitiamoci anche a segno di accoglienza, l'umiliato di Gaetano, Dio ti rialzerà. Non ci scoraggiamo, diciamocelo più umiliato. Dobbiamo ritornare a casa con la certezza che siamo precipitati dal nostro accusatore. Non ci scoraggiamo, perché questo cuore, il nostro accusatore, ci accusa per scoraggiarci. Allora noi, Signore, zoppi, distrutti, Signore, noi vogliamo dirci umiliati e ci vogliamo accogliere e dire: noi sappiamo che Gesù ci rialzerà.
creano nuovi doni, Signore, nuovi doni di evangelizzazione, doni di profezia, doni di potenza, doni di parola, doni sacerdotali. Ecco, io vedo quattro uomini sciolti, quelli camminano in mezzo al fuoco.
Sacco Abnego, servi del Dio Altissimo, uscite, venite fuori. Quindi satrapi, governatori e perrefetti e ministri del re, guardando quegli uomini, videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere, che neppure un capello del loro capo era stato bruciato, e i loro mantelli non erano stati toccati e neppure l'odore del fuoco era penetrato in essi. Ringraziamo Dio per queste parole, per questa profezia. Amen. Questa profezia di bene. Allora, Signore, veramente ti ringraziamo, ti benediciamo e vogliamo in questo momento chiedere ogni benedizione sulle loro famiglie, Gesù, perché nessuno venga toccato dal tuo sangue. E veramente chiediamo in questo momento di andare di mandare gli angeli davanti agli stipiti delle loro case e di segnarli veramente col tuo sangue, col sangue dell'agnello, perché nessuno venga toccato. Non toccate i miei consacrati. Gesù, ti chiediamo soprattutto la protezione sui figli. Sui figli, perché non possano essere veramente intaccati dal nemico. Allora, veramente, fratelli, invochiamo questa protezione potente di Dio. Il Signore ci ha invitato più volte durante la parola di chiedere che il sangue è salvo, il solo il sangue dell'agnello. Allora, viviamo quest'ultimo momento proprio chiedendo sulle nostre famiglie di l'invocazione del sangue di Gesù, proprio per protezione, per salvezza, perché nessuno venga toccato, nessuno, nella salute e nella psiche, nel corpo, in qualsiasi cosa, che il nemico non possa prevalere su di noi, sui nostri figli, sulle nostre case, sul nostro lavoro, nei nostri gruppi. Sangue di Gesù, ti invochiamo come protezione, come benedizione, come salvezza, come guarigione. Vieni, sangue di Gesù. E allora, fratelli, viviamolo tutti insieme questo momento e chiediamo proprio la protezione sulle nostre cose più care, sul rinnovamento. Sangue di Gesù, vieni. Sangue di Gesù,
possa davvero raggiungere i nostri cuori, possa il suo linguaggio essere davvero come freccia punti. Ma la Spirito Santo, esaltiamo la sua vita.